Un tempo, forse. Un tempo, forse, ragazzi. Quanto sale Flash? Personaggio ormai divenuto famoso per la serie TV. Anche se a me quelle serie TV non è che piacciono tanto. Non riprendono appieno i personaggi, secondo me. Poi non lo so, non essendo un esperto. Allora, so che lui si teletrasporta perché è velocissimo. Ci dovrebbe stare una mossa che lo fa. Ok, è questa, ok. Devo capire un po' le mosse, ragazzi. L'ho visto usare contro di me. Però voglio essere sicuro. C'è poi quella che dà. Non è questa, però. Oh! E mo? M'ha preso. Vediamo un po' com'è. Bella. Questa qui è bellissima. Che cazzotti continua perché è velocissimo. Forse ti ho sottovalutato. Tu dici? Guarda ora. Me ne gioco 3, vediamo un po'. 3 a 0, dai. Ok, mi ha tolto tanto. Forse è meglio fare la mossa finale, però. Avremo tempo di vederla tanto. Avremo tempo di vederla dopo. Abbiamo visioni inconciliabili. Ah, ma è diventata buona? Stava a fare il doppio gioco. Alle buona. Grazie, amicetta. Speravo fossi tu la talpa di Bruce. Per quel che è servito, Grodd non si è mai fidato abbastanza da svelarmi il piano della sua invasione aliena. Dobbiamo aiutare Dinah e Ollie. Lo faremo, ma prima torniamo a Gotham. Sempre che sia ancora in piedi. I Terminator. Ti vedo un po' lento, Flash. La pensione appesantirà anche te. Minchia. Fratello, figa, che c'ha velocità di Flash. Dovresti fermare l'invasione. Non avevo scelta. Grodd mi ha installato un nano esplosivo nel cranio. Ha la zampa sul cranio. Sta scheggiato questo. Quindi, che mi piaccia o no, mi tocca lavorare per Grodd. Ok. Oh, no, sembra più lento adesso, perché? Ah, non abbiamo visto neanche cosa fa il potere con B. Non so se rallenta il tempo. Anche se c'è da capire poi come effettivamente online sarà usato. Non è che può rallentare l'avversario, tipo, no? Sarebbe troppo volente. O sbaglio? Aspetta, dopo quel coso gli facciamo la mossa finale, se ce la facciamo. Non mi arrivare, Vediamo un po' se entra. No, la parata infame. Hai perso lo slancio? Peccato, perché era molto divertente, era. Aia. Ha preso con la presa. Che botta. È morto. Boom. Destro in faccia. Lo so. E quando te passa? Sono solo affari. E la Madonna. Grazie.
Crod ha detto che ami le catastrofi. Fawn, no, non dovresti essere qui. E perdermi il ritorno di Barry Allen? Penso sia un altro flash. Visto che so che c'erano vari flash, c'erano. La storia della DC, più persone hanno vestiti panni di Flash. Se voi ne sapete di più, ragazzi, scrivetelo nei commenti, illuminatemi. Fin qui dal futuro per farti soffrire, Barry. Ma questa dimensione è tutta sballata. Allora torna alla tua epoca, Anti-Flag. Pensi non ci abbia provato? I tuoi amichetti del regime hanno ucciso un mio avo. E ora sono intrappolato in un paradosso. Non posso tornare indietro. Ma almeno posso sconfiggerti! Aia, Flash contro Flash. Ci ha bloccato in malo modo. Quindi ci rallenta anche a noi, ok. Buona sapere. Ok, con noi non funziona però. Poi se riusciremo a fargli la mossa finale. Fatta lui, mo. Ce l'ha anche lui pronta. Dovrebbe essere la stessa. Entrata, ragazzi! Che figata! Cioè, lo fa scontrare con se stesso per quanto è veloce. Ma non è una cosa fighissima, eh. La parata. Io ero lì dal principio, Flash. E mo non ce l'ho. La tua corsa finisce qui. Beh, sapeva di potermi battere con quell'attacco lì. E vabbè, che pezzente. Non c'è alcun futuro per te. Ciao. Io, quel Flash è forte quel personaggio, e ce la troviamo bene. Spero che le sorprese siano finite. Magari ripasso più tardi. Oh, lanterna verde. No, non oggi. È bello rivederti, Barry. A quale cadavere hai rubato quell'anello? Sai che non funziona così. È stato l'anello a scegliermi. Anche se hai mollato i guardiani per unirti ai Sinestro Corps. I guardiani mi hanno privato della libertà, ma anche insegnato a vincere le mie paure. Merito la seconda chance che mi hanno concesso. I guardiani hanno sbagliato. E che dell'antenna verde ho letto la storia quella. Quanti anni fa erano? Tipo 5 anni fa. Antenna verde anno 1. Molto bella, dove rinaravano la storia di Antenna Verde. Io là è stato quelli là gli ultimi archi narrativi della DC che ho letto. Quelli quando uscì anno 1. Sta roba così. Sto curioso di vedere il suo attacco, eh. Aia. Preso. Ciao. Egitto. Preistoria. Ma sta cosa è fighissima. Ho pagato i miei crimini. Questa sarà la resa dei conti. Un
posso scegliere niente, essere caricato tutta la vita praticamente. Dai. Ti stavi risparmiando, vero? Te l'ho detto. Voglio rimediare. Ho tradito i miei alleati, il mio pianeta e i miei amici. Ed è la cosa peggiore. Questa giornata continua a ricordarmi che sono un eroe fallito e quanto sarà difficile riconquistare la fiducia della gente. Siamo sulla stessa barca. Servirà tempo, Barry. Sarebbe più facile se unissimo le forze. T'ha mai detto? Ci serve aiuto, no? Non il suo. Io ho avuto una seconda chance. Perché hai aperto gli occhi e ti sei ribellato a Clark. Se fosse ancora al potere, sarebbe ancora vestito di giallo. Sono cambiato da allora. Capisco che non ti fidi di me. Ma dovresti avere fiducia nei guardiani. Questo anello ha un significato. Mi hanno fatto patire l'inferno per riaverlo. Come vuoi, ho già i miei ordini. Pensavo solo fosse meglio collaborare. In effetti, Lanterna, sai. Forse dovrei ampliare la mia cerchia di alleati. Cosa devo fare? Andrai ad Atlantide. Alla nostra alleanza servono Aquaman e il suo popolo. Credi che collaborerà? Dalla caduta del regime sembra svanito nel... Non ha gradito che Superman l'abbia costretto a seguire il regime. Non sarà felice di vederlo. E non sarà l'unico. Batman vuole che il mio popolo combatta per lui? Come Superman mi ordinò di invadere Metropolis? All'epoca eravamo tutti dalla parte sbagliata. D'ora in avanti, il mio popolo verserà sangue solo per Atlantide, non per il mondo Enel. Anche tu sei uno di noi, Arthur. Tuo padre... Mio padre era umano, ma io appartengo ad Atlantide. Non mi fido di te, Jordan, né del popolo di superficie. Ora vattene e ricorda a Batman di stare alla larga dai miei mari. E quando minacceranno anche te? Atlantide saprà difendersi. Potrebbe accadere prima di quanto credi. Dobbiamo collaborare. Vattene, non farmi perdere tempo. Cavolo! No! Non me ne vado! Devo ricordarti okay, che contro subito qui. Aquaman. Quindi ragazzi, il prossimo capitolo sarà contro Aquaman e noi ci salutiamo qua. Riprendiamo nella prossima puntata. Allora, Aquaman, ragazzi, io me lo ricordo perché in the Big Bang Theory Sheldon e i suoi amici prendevano sempre in giro il personaggio di Aquaman pure quando dovevano vestirsi per carnevale, no? Lo sfigato da e vestirsi da Aquaman apposta, me lo ricordo. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Vi ricordo di lasciare un like, di commentare e condividere il video. Da 90 e Game Over Size è tutto. Ciao ragazzi!